What day a tutti ciurma e benvenuti da Giocherino in questo nuovissimo episodio su Little Miss Fortune. Intanto ragazzi vi ringrazio tutti per il supporto, ma vi ricordo che il vostro sostegno con i like è assolutamente fondamentale affinché la serie possa proseguire. Per cui se volete guardare il prossimo episodio e vediamo di riuscire a raggiungere almeno i 50 like, ve ne chiedo davvero pochissimi, per voi è soltanto questione di un secondo, per cui mi raccomando ragazzi spolliciate il video. Ed eccoci qua di ritorno. Ragazzi, abbiamo giocato soltanto due episodi su questo gioco e a me mi aveva puzzato tanto già dall'inizio. Infatti, nello scorso video abbiamo visto di tutto e di più ed è successo di tutto e di più. Non voglio rientrare nei dettagli, ovviamente chi l'ha già guardato sa benissimo di cosa sto parlando. E quindi già avevo un po' di timore la volta scorsa a tornare a giocare a questo gioco. Non vi dico, ragazzi, la strizzetta che ho addosso adesso. Chiaramente la paura, chiamiamola paura ragazzi, il timore si fa palpabile, perché adesso ancora di più davvero non so cosa diavolo aspettarmi da questo gioco. Per cui ci eravamo lasciati qui dopo essere usciti dalle fogne, chiamiamole fogne, e niente, proseguiamo, vediamo un pochettino. Guarda, una bambina che è dispersa, purtroppo. È una mia impressione o lei è lontanamente somigliante? Probabilmente è solo una mia impressione. Non mi piace. Forse dovrei tornare a casa. Ciao. Non andare, Miss Fortune. Io ti posso proteggere. Davvero? Sì. Ah, d'accordo allora. Cioè, la vedete? È così, ragazzi. Ingenua, vabbè, l'ingenuità dei bambini è normale. Cioè, si è fatta convincere in un millesimo di secondo da... Bene, bene. Hello. Ciao. Ah, Dio di Gesù. Perché mi devo spaventare per... Mi sono spaventata che lo spirito è sparito. Non è mi sono spaventata quando c'era. Mi sono spaventata ancora. La tizia con la maschera. Vabbè, tanto ragazzi, veramente io cerco di essere pronta, ma penso che non saremo mai abbastanza pronti a quello che probabilmente ci aspetta ancora più avanti. Per cui fantasmagoria, a me sembrerebbe più Frankenstein. Oh, un monociclo. Molto sveglia, Miss Fortune. Grazie. Non ho capito la battuta. E che purtroppo, ragazzi, ovviamente magari ci sono dei giochi di parole in inglese che non possono essere poi tanto tradotti in italiano, quindi probabilmente mi è sfuggita la battuta. Ah, minchia, puzza come raccogli in merda. Miss Fortune, per favore, linguaggio. Ok, va benissimo, tutto meraviglioso. Ok, fantasmagoria arriva ai cinema. Oddio, è fantastico. Forse dovremmo... Forse avremo del tempo per... Let's focus on finding the eternal happiness first. Then we'll see. Ok. Ok, non vedo. Perché lei ha detto, oddio, lo danno ai cinema, madonna, ma è meraviglioso. E lui ha detto, dai, magari, cioè, magari controlliamo più tardi, no? Cioè, non abbiamo tempo adesso. Oddio, ti prego, non giocare con i miei sentimenti. E lui ha fatto, ma adesso concentriamoci sul trovare la felicità eterna. Magari vediamo più tardi. E lei, sì, non vedo l'ora, non vedo l'ora. Guarda, è Benjamin. Vabbè. Sai... Quindi se ti dovessi andare lì per un appuntamento, io sono disponibile. Quindi non ti mischiare con quella volpe. Ti ho detto che le volpe sono pericolose. Ma guarda che io me la so cavare. Benji, sei una volpe selvaggia e pericolosa. Benji, non andare. Lascia che quella bestia selvaggia se ne vada. Non voglio che ti succeda niente di brutto. Ok. Niente, continua a screditare quella povera volpina che... cioè, boh, non lo so.
Ah, questa è la roba di Benjamin. Quindi è l'arte più bella che io abbia mai visto. È così personale. Non sapevo che Benjamin fosse così creativo. Creativo? Quindi sembra che l'abbia disegnato un bambino. Che cos'hai appena detto? Oh, non volevo dire quella. Non dovremmo concentrarci sul trovare il premio? Sono concentrata? Minchia, ce l'ha proprio questo cazzo di Benjamin. Comunque, quello che sto notando, tutti gli adulti c'hanno queste maschere. Perché? Perché? E perché continuano ad esserci questi corvacci? Stiamo andando al parco? Sì. Ok. Tutti gli adulti hanno queste maschere. Perché? Questa è una cosa... Ehi, rallenta, testa di cazzo. Miss Fortune, qui. Linguaggio. Ah, niente. Ovviamente, ragazzi, non riesce manco a non dire parolacce, perché evidentemente nessuno le ha insegnato che effettivamente non si dovrebbero dire, specialmente a quell'età. Su tutti i segnali del fatto che lei sia stata abbandonata completamente a se stessa. Mr. Voice? Sì, Miss Fortune? Quindi qualcuno ha raggiunto la fine del gioco e ottenuto la felicità eterna? Sì, certo. Quindi hanno vissuto per sempre felici e contenti. Oh, suona carino, sai? Voglio vincere questo premio per la mia mamma. Mi piacerebbe darle della felicità. Le mie glitter a volte non funzionano. Oh, è così dolce, grazie. Quindi vuoi provare i miei glitter? No, non ce n'è bisogno. Ah, non essere stupido, ecco qua. Quindi felicità, Mr. Voice. Oh, grazie. Comunque, andiamo a trovare il premio e rendere tua madre fiera di te. Sì. Perché gli uccelli continuano a cadere morti senza ritegno alcuno? Ho paura. Posso dire sinceramente che ho paura di andare avanti? Lo posso dire? Certo che posso dirlo. Non dare da mangiare agli uccelli. Ah, ok. In che cacchio di lingua è scritto, tra l'altro? Ci sono delle dolci poesie scritte. La morte è viva e ti sta mangiando. Ah, interessante, che ne pensi? Ah, Miss Fortune, devi davvero leggere quelle poesie? Sai che ti dico? No, ne abbiamo avuto già abbastanza di qualsiasi cosa, quindi no. No, lasciamo perdere. Che sopra le panchine, nei parchi ci scrivono di tutto, ci risegnano cazzi come se non ci fosse un domani. Mi lascia perdere. Guarda, quel gabbiano! Quindi assomiglia al padre di Kevin. Non aveva dei vestiti addosso e il poliziotto l'ha picchiato con un manganello. Fascinante. Quindi ti ricordi del pesce che ti sei portata dietro? Intendi Rodrigo? Dovresti darlo al gabbiano. Sono sicuro che apprezzerebbe un po' di compagnia. Penso che forse sarebbe la cosa giusta da fare. Penso, non so perché non c'è l'audio in questo caso. Si è bloccato. No, non me lo dire. Ma che cazzo? Vabbè, ok, niente. Si era impallato e non si è sentita la sua battuta. In ogni caso, ragazzi, a volte mentre cerco di tradurre mi confondo un pochettino pure con le cose che dico. Però praticamente ti ricordi del pesce che ti sei portato appresso? Ah, intendi Rodrigo, il mio amico pesce, quello che è, esci proprio lui. Dovresti darla al gabbiano. E lei dice, beh, probabilmente sì, è la cosa giusta da fare. E ha detto che assomigliava al padre di Kevin. Forse sarà stato un suo amico. Probabilmente che appunto aveva questa abitudine di sedersi vicino alla scuola senza vestiti. Ed è stato picchiato da un poliziotto con un manganello. Wow, le cose top e le cose bellissime. Io sinceramente non so se fidarmi. Secondo me il pesce se lo mangia, ragazzi. E che in questo gioco non si sa mai davvero se è la scelta giusta o no. Perché magari ti fanno sembrare la scelta giusta e poi fai una cacata. A che pro sto punto tenerlo il pesce, ragazzi? Proviamo a darglielo, vediamo cosa succede. Aiuto. Spero che questo pesce ti porti tanta gioia e amore come ha fatto con me. Oh, è stato molto gentile da parte tua. Grazie. Lo sapevo. No, Rodrigo è morto adesso. Oh, certo, i gabbiani adorano mangiare il pesce. Ma perché non mi hai detto qualcosa? Ma adesso lo sai? Non è divertente imparare?
Penso di sì, lo sapevo. Già l'avevamo previsto, ovviamente. Certo, i gabbiani mangiano solo pesce, tranne i gabbiani città che si mangiano qualsiasi roba, ma questa volta avevo previsto la cosa giusta e ho fatto una cazzata, ovviamente. I'll bury him later. Lo seppellirò più tardi. Poraccio. Vabbè, ormai che era morto, eh. Cioè, se te porti appresso un pesce in tasca, te puzza la tasca, ma il pesce è morto. Cioè, quindi non è che ormai avrebbe fatto tanta differenza. Would you like to Ti ride a royal piacerebbe horse at the cavalcare park? un cavallo reale nel parco? Perché mi sembra tutto sempre un tranello? Sempre pare che deve succedere tipo l'apocalisse. Sì! Impariamo a dire di sì nella vita. Royal Sì. horse, Oh, un you say? cavallo I'm reale, not made of dici? Sono una princess, piccola you know. principessa, sai. Look at me. I'm on the Guardami, sono horse. sul I'm cavallo. horsey. Stop Ah, it, cavallino, horse. fermati. Oh. Oh, che sfortuna. Are you all Stai right? bene? I'm okay. Sto I am bene. worried Ti sei because Tim preoccupato Sasha perché went sono away. una Of ragazza così course, piccola? you are Certo, really sei così tiny and you piccola e could potresti break me. I romperti. broke Mi my sono arm rotta once. un braccio una So, volta, you know what quindi I mean. sai cosa intendo. Ok, non è successo niente di tremendo, ma sta poveretta, ragazzi, gliene succedono ricotte le crude continuamente. Qualsiasi cosa bella cerchi di fare, ne succede una. Guarda Check out that duck. quella papera! No, Andiamo, Miss Jack. Fortune, non Don't get involved vuoi with ducks. coinvolgerti con le Sorry, papere. Non silly. essere Ducks are stupido, le wonderful. papere sono Come on, davvero let's go in cool. E the bonus. This guarda! could be my opportunity to finally dance for reals. Posso ballare per davvero? Ti Shame I piacerebbe don't know your mostrarmi dance moves. qualcuna delle tue mosse di danza? Allora, a parte il dettaglio che è l'oca, papera, non so, non è una papera, un'oca, come cazzo si chiama, se sta a fumare una roba. Facciamo ballare la papera. Sono curiosissima. No, I nah, haven't no, è practiced da un for po' a che non while. faccio I pratica. leave it to the Gliela pros. lascerò ai pro. Oh, cute. Oh, che carino. Cool dancing. Ah, oh, che bello ballare. Oh. I'm okay. Sta I'm bene, okay. sta bene. Ancora. Ma porca di quella. Sto bene. That was Ah, che unfortunate. What are you sfortuna. talking Di che about? That was parli? È normal. stato normale. If Beh, you se lo say so. dici tu. Che altro gli deve succedere a sta ragazzina? Più andiamo avanti, più pia pizze. Would you like to ride Ti this one? piacerebbe It's salire su like a questo? È come un tornado. tornado. Ah, povere te. No. Ah, col rischio di finire di nuovo faccia a terra. No. Nah, No. too much rolling for the È little troppo lady. trottolare per questa ragazzina. Va bene, va bene, va bene. A me sti cosi, sinceramente, mi inquietano, ragazzi. Anche perché tutte le maschere sono diverse. Ma perché indossano sta cazzo de maschera? A me mi fa caca sotto così, eh. This looks like the art of Guarda, sembra Benjamin, l'arte don't di you think? Benjamin, non I pensi? think it's Penso che sia garbage, and it should be spazzatura che engraved dovrebbe with essere fire. bruciata. Really? I see great Davvero? Io potential vedo del here. grande He's potenziale qui. seriously È very davvero un artistic. artista. Just ignore it. Let's keep Ignoralo. playing Continuiamo a my giocare il mio game. The gioco. prize Il is premio closer è than you più think. vicino di quanto Really? pensi. Davvero? Alright. Ok. Hide your children. Adesso ci sto a fa caso cosa c'è sta scritto. È scritto in una maniera terribile. Ma c'è scritto Hide your children. Nascondete i vostri bambini. What? Ecco forse perché Mr. Voice odia Benjamin la volpe, perché la volpe sa chi è e cosa fa e cerca di avvisare. Oh my god. Oh my god, ragazzi. I can Ah, almost feel the eternal la sento happiness. la felicità Good. eterna. The last Ottimo, challenge l'ultima awaits sfida at the pet cemetery. ti A pet aspetta al cimitero cemetery? per That sounds like the animali. best place to end the game. Sembra il posto Exactly my migliore per approach. finire il I'm glad gioco. you Quello, feel the esattamente same quello che way. pensavo. Mi fa piacere che proviamo lo stesso. Il cimitero degli animali.
Tra l'altro, Pet Sematary è un'opera di Stephen King. Quindi penso che ci siamo capiti. Quindi stavo pensando, mentre siamo qui che camminiamo, ti dispiace se ti faccio un paio di domande? No, ne sono brava a rispondere alle domande. Ottimo, rispondi più onestamente che puoi. Ok, prima domanda. Hai mai rubato qualcosa? Allora, io personalmente, ragazzi, no. Cioè, se devo rispondere io personalmente, no. No, mai. Mai? Ottimo per te. Seconda domanda. Sei felice in questo momento? Allora, se devo rispondere dal punto di vista di Miss Fortune, direi di essere sinceri e direi di dire no. Beh, non davvero. Molte cose mi rendono triste. È per questo che voglio così tanto il premio. Così posso smettere di far finta di essere sempre felice. Ah, capisco. Bene, ultima domanda. Ti senti amata? Assolutamente no. Se vesto i suoi panni, assolutamente no. No? But my Ma unicorn is telling me that il I mio should unicorno mi sta focus dicendo che ci and dovrei that lavorare. everyone will love me if I was a unicorn. Quindi penso che mi amerebbero tutti se fossi un unicorno. Grazie per la tua onestà. Guarda, siamo arrivati al cimitero di animali. Sono perplessa. Continua ad essere perplessa. E quindi Benjamin, che mette il cartello, nascondete i vostri figli, e ci sono tutti questi biglietti, questi manifesti, questi volantini di bambini scomparsi. What the fuck? Oh, Oh, check this guarda out. qui. More kids are missing. Mancano, cioè, If I sono go comparsi più missing, how bambini. will I tell mommy? Quindi se You io won't dovessi go missing. scomparire, come lo We'll direi a go mia back mamma? home, Ma tu non find the plot and scomparirai. find the prize. Torneremo a casa non appena Okay, troveremo il nice. premio. Ok, fantastico. Ready to find the Pronta a trovare il prize of premio eternal della felicità happiness? eterna? Yes, where Sì, is it? dov'è? I have hidden L'ho it nascosto in una among the delle tombe. graves. I have to dig in a Devo grave? scavare in una tomba? Which one? Quale? I'll give you a hint. Ti darò un It's where indizio. the E goldfish is dove è buried. sepolto il The pesce goldfish. d'oro? All Il right. pesce Must I d'oro, dig with my ok. thumb Dovrei and ask scavare con le mie that piccole mani? shovel? Ah, che No. schifo. No, Use the usa la shovel. pala. What Che shovel? pala? This Questa shovel. pala. That Ah, quella shovel over pala, there. ok. Fa niente che è emersa dall'antro dell'inferno, vero? Assolutamente niente. Quindi è nascosta dove è sepolto il pesce d'oro. This one says, Questa dice: Denise Denise è died morta surrounded circondata by dai her loved suoi ones cari in un in a fire. fuoco? Nel fuoco? No, parla di goldfish. Quindi in a Nah. fire non deve essere assolutamente questa. Questa? Okay, Ok, let's vediamo. see. Little Lulu, the Piccola first Lulu, bug il to ever primo strangle carlino a man. che abbia mai strangolato un uomo. No. I No, don't non think this penso is che the questo sia il fish. pesce. Ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, pure le iscrizioni sulle tombe sono assurde. Stephanie Stephanie Quinn, Regina, writer scrittrice of di the romanzi erotic erotici, novel Confessioni di un Confessions of a Cat. gatto? Erotic Romanzi novel? What erotici? am I crazy? Sembra folle, no! Nah, this is No, questo è obviously a ovviamente un cat. gatto. Ok, procediamo. It says, Dice: Paul Paul è died morto doing facendo quello what che he loved. amava, mangiando Simple. popò. Ew, Ah, that's che forever. schifo per sempre, no! Nah, No, I don't non think so. penso sia quella giusta. Assolutamente non lo è. Non lo è. È questa. Let's Vediamo. see. Roger the Magpie Roger never saw that window non ha coming. visto Huh, mai I arrivare don't quella get it. finestra. No. Sarà un uccello, evidentemente. Forse ha sbattuto contro una finestra. Nah, Credo. I Non don't think penso. so. I'll Continuerò a keep looking. cercare. Io lo interpreto così, ragazzi. Look, this cave is Guarda, questa tomba available. è What do you want to disponibile. do? Che cosa vuoi fare? Seppelliamo le ossa del pesce, visto che ci siamo. I think
Penso che seppellirò Rodrigo qui. Lo merita. Niente. Qualche ultima parola? Rodrigo puzzava come un pesce. Mi piace quello di un pesce. Era carino. Spero che di essergli piaciuta. Addio, Rodrigo. Oh, è stato bellissimo. Grazie. Ok. Mr. Bubbles. Mr. Bollicine, probabilmente questo. Sì. Proviamo. Congratulazioni, Miss Fortune. Hai trovato il premio. Davvero? Sì. La vedi la piccola scatola? Aprila. Oh, eccitante. Mi chiedo cosa sarebbe successo se avessi scavato nelle altre tombe. Sarebbe una cosa interessante da verificare, ma non lo farò ora. Felicità eterna. Ah, c'è proprio scritto felicità eterna sulla scatola. Me devo preparare? Prepariamoci. E questo è il premio? Ma c'è solo un foglietto. Che? Dice, ho rubato la tua felicità eterna. È firmato Benjamin. Oh mio Dio. Sarebbe stato troppo facile, ovviamente. Non l'ha fatto. La mia felicità eterna. Lo sapevo che quella volpe chiamava solo guai. Ha rubato il tuo premio. Che delusione. Volevo davvero fare una sorpresa a mia mamma con questo. Che cosa dovrei fare? Dobbiamo trovare la volpe e riprenderci la tua felicità. Sono sicuro che non sia andato troppo lontano. Troviamolo. Ok, facciamolo. Ah, che delusione. Cioè che tristezza. Guarda, eccolo! Benjamin, hai rubato la mia felicità eterna. Non è bello da fare. Ah, coraggio, Benjamin, ridammi la mia felicità. Inseguilo. Non possiamo farla scappare di nuovo. Ha rubato il tuo premio. E Benjamin mi ha davvero deluso. Ma perché abbiamo queste visioni di un mondo apocalittico? Che cosa succede? Continua ad essere interdetta. Cioè, sarebbe stato troppo facile ovviamente trovarla qui. Ma perché Benjamin avrebbe dovuto rubarla? Perché? Ma da un'altra bambolina. Che dice? When unloved children in darkness search for what they have lost, for why they're in pain. Quando i bambini non amati cercano nell'oscurità quello che hanno perso, il motivo per cui soffrono. Mamma mia, bambini che soffrono. Hai trovato qualcosa, Miss Fortune? No, ti immagini tutto. Chissà perché gli nasconde ste cose, cioè, perché? Perché tutto ciò? What the fuck? Secondo me andrà di male in peggio, ragazzi. Da sto momento in avanti. Dovremmo tenere gli occhi aperti in caso dovessimo vedere la volpe. Sanno come nascondersi. Ok. E tra l'altro la musica non promette affatto bene adesso. Dove stiamo entrando? Oh, guarda questa pietra. Penso che tu abbia ragione. Cioè praticamente è diversa dalle normali pietre, no? Cioè nel senso ci ha visto qualcosa di strano. E dice, penso che tu abbia ragione. Questo quindi forse aspetta, vuol dire forse che questo pezzo ci andava lento. E quindi dice, me lo porto con me in caso dovesse poter essere messo da qualche altra parte. No, è scomparsa la... Sì, brava, rimetticela un attimo e vediamo cosa dice sta scritta. Il gioco della morte è quello che nutre le ombre dell'oltre. Che cosa significa? Non ha alcun senso per me, Miss Fortune, davvero? Forse c'è un altro po' di nonsense qui in giro. Prendiamo la pietra. Il gioco della morte... Mr. Voice ci parlava di giocare un gioco. Il gioco della morte è quello che nutre le ombre dell'oltre. What the fuck? Diventa sempre più... oscuro. Ah, lì! That hole.
quel buco, quindi assomiglia proprio al posto in cui la volpe potrebbe nascondere il premio. Dici che devo scendere là sotto? Non preoccuparti, non ti succederà niente di male. Niente di male. Mi stai rassicurando, mi fido di te. Mi fido di te, sì sì. Mi chiedo perché Benjamin dovrebbe rubare il mio premio. Forse lui non è felice. Ma ho bisogno di quella felicità per me stessa e per la mamma. Ehi, c'è qualcuno lì? È stata una bella caduta. Ehi, Mr. Voice, sei lì? E non ha risposto, perché? È tutto così strano. Tutto troppo strano. Cosa hai trovato? Ho trovato un ago in un pagliaio perché c'è della paglia. Come cazzo ha fatto a vederlo? Ammazza, che colpo d'occhio. Mi è caduto. Come ti è caduto? L'avevi appena raccolto, Miss Fortune. Cioè, praticamente ha fatto l'impresa della vita, trovare l'ago in un pagliaio e gli cade. Non si fa, non si fa, Miss Fortune. Repellente per volpi. Non posso negare che la bottiglia ha il suo fascino. Lo porterò con me. Tira la leva! L'altra leva! Oh. Continua a non convincermi. Assolutamente tutta questa situazione. Eccoti! Lui con una nonchalance. Che stai facendo? Benjamin? No. Io è più di Mr. Voice che non mi fido a sto punto delle cose. O forse stanno costruendo il tutto affinché il videogiocatore non si fidi di Mr. Voice ma si fidi della volpe. Ma magari Mr. Voice non sta bluffando, c'ha ragione. Cioè, regà, è un trip assurdo questo gioco, anche perché te lo fanno vedere con una leggerezza incredibile. Cioè la leggerezza con cui lei vede il tutto, ma tu te rendi conto che è tutto assurdo, è tutto grave, è tutto terrificante. Quindi cioè, in questo momento quello che mi viene da dire è di non usarlo. Io non me la sento. No. Benjamin! What have I gotten myself into? Che cosa mi sono inficcato? She's such a mess. È un disastro. Forse è stato uno sbaglio scegliere lei per questo. Il mangiare glitter, chi lo fa? Non è naturale. È un'altra volta, il vomito. Miss Fortune, stai viva, stai bene. Oh, è fantastico. Dove sono? Che è successo? Quella pericolosa volpe ti ha attaccato. Benjamin mi ha attaccato. Quindi è davvero una volpe cattiva. Sì, hai visto? Io te l'avevo detto. Quella volpe è malvagia. Forse dovrei ascoltarti di più. Abbiamo ancora bisogno di trovare la volpe e riprendere la tua felicità eterna. Forse possiamo scoprire dove vive. Dammi un minuto per scoprirlo e tornerò da te. Ok, mi farò un giro. Non lo so, ragazzi. La voce appena detto è un inutile. Ho sbagliato a scegliere lei per fare questo. Ma perché? Perché tutto questo? Perché io non... Davvero, non penso sia fatto apposta. Non ci si capisce una mazza. Artista locale si ritira dopo l'incidente. Mio figlio è scomparso. Invasione di uccelli. Non abbiamo vinto ma siamo divertiti. What the fuck. Ah no, meglio leggere. Vediamo le news. Io continuo ad essere abbastanza perplessa. Guarda, lo zoo, sai, quello con gli animali. Sì, ho presente. Quindi ho fatto una ricerca veloce su Google. Ho trovato che la volpe ha un cugino allo zoo. Davvero. Possiamo andare a vedere se sa dove vive la volpe. Ma come arrivare allo zoo? È davvero molto lontano.
Beh, prenderemo l'autobus ovviamente. Dovrebbe esserci una fermata proprio qui vicino. Ok, guarda caso, ha parlato lei dello zoo, ha visto il volantino e lui dice c'è un cugino della volpe allo zoo. Probabilmente sa dove vive. Va bene. Ah, come sono arrivata al centro città? Ti ho portato io qui. Ma come? Sei solo una voce nella mia testa. Solo una voce? No, posso fare molto più di questo, sai? Provamelo. Non ho bisogno di provarti nulla. Va benissimo quello che dici, Mr. Voice. Bene. Vuoi davvero vedere cosa posso fare? Aspetta. Il laccio della mia scarpa. Ehi, hey, hai visto? Non sono solo una voce nella tua testa, Miss Fortune. Che? Hai visto? No, mi dispiace. Ho un problema con i lacci delle scarpe. Ah. Continuiamo e basta, allora. Cioè, questo se sta pure incazzà. Questo se sta pure alterà. E guardate un po' che ha fatto. Ehi, mi ricordi qualcuno? Che? Ma perché tutti sti bambini scomparsi? Perché? Scomparsa. Aspetta un attimo. È Daniela Bambini? Conosci questa bimba? Sì, a scuola. Aveva detto alla nostra maestra... Forse è scappata di casa. Probabilmente tornerà presto. Lo pensi davvero? Sì. Quindi ha detto che praticamente poteva ficcarsi i compiti direttamente nel di dietro. Quindi che significherebbe? Che noi italiani siamo tutti degli scostumati? Oh, e dai con sti cliché. Sto vecchio e sta gente così felice. Ah, queste persone nella foto sembrano così felici bevendo il loro succo. Davvero tutti felicissimi. Quindi la mamma mi porta qui sempre, è davvero noioso. Qualche volta mi manda a comprare sigarette. Mentre lei abbraccia estranei. Da che? Dumpster, non so che significa. Oh mio Dio. Oh mio Dio, oh mio Dio. Cioè, si continuano a scoprire robe qua. Cioè, la mamma fa pure la... la donna dai facili costumi, ma davvero? Oh mio Dio, mio Dio, mio Dio. Vabbè, questo è un negozio di liquori. Ah, è caduto il portafoglio a quell'uomo. Che cosa vuoi fare? Glielo restituiamo, ovviamente. Ci mancherebbe pure. Aspetti, signore. Gli è caduto il portafogli. Figlio mio. Una volta la mamma mi ha portato qui e mi ha dimenticato. Sono andata a giocare dentro tutta la notte e l'uomo della sicurezza mi ha trovato. Ha pensato che fossi un procione. È stata una notte divertente per te, sì. Beh, eccetto per il fatto che ho pianto un sacco, ma è stato divertente. Cioè, praticamente la mamma se l'è scordata lì. Cioè. Quante altre cose orribili vogliamo scoprire su questa donna? Quante altre? Mamma mia, ragazzi, mamma mia. Questo è per me? Che cos'è? Un ticket della lotteria? Fantastico, grazie. Beh, guarda. Insomma, vince? Ah, è un gratta e vinci. Vediamo. Se ci sono tre forzieri, suppongo che... Niente da fare. No. Maybe next time. Forse la prossima volta. Tipico ragionamento che se va. Vabbè, arriviamo alla fermata dell'autobus. La faccia felice. Dice: affrontiamolo. Qualche volta è troppo. Siamo troppo stanchi per sorridere. Usa la faccia felice e smetti di fingere. Ma che cazzo. Io penso che ovviamente sia tutta una grossa metafora, ragazzi, questo gioco. Però vorrei capire perché ne hanno fatto un mondo, cioè...
Sì, lì so chi è il proprietario di questo negozio. Chi è? Il papà di Casey. Chi è Casey? Un'amica da scuola. Ah, è un amico. Non è da un po' che non lo vedo. Sarà scomparso pure lui? Ma che cazzo, guarda! Ancora più volantini di bambini scomparsi, così tanti. Mi chiedo perché sono scomparsi. Non ti preoccupare di loro, sono sicura che un giorno torneranno. Lo pensi davvero? Certo! Non lo so, Mr. Voice. Quindi comincia a puzzare di mistero. La voce che dice non preoccuparti di questo. Tutto puzza troppo di letame, ragazzi. Puzza tutto troppo, dai, cioè. Eccoci qua. Hai mai preso l'autobus tutto da sola? No, mai. Ma non sono sicura di quello che devo fare. Ho bisogno di un biglietto? Scopriamolo. C'è, insomma, un cartello per le informazioni. A me comunque sta gente con le maschere, ragazzi. A me mi inquieta troppo, veramente. Allora, io direi, ragazzi, che per oggi possiamo fermarci qui. Non è successo nulla di assolutamente assurdo come la volta scorsa, ma qua comincia davvero ancora più a puzzare tutto, ragazzi, troppo. Di sto Mr. Voice, della volpe, chi è davvero il buono e chi non lo è, perché qua può essere tutto il contrario di tutto. Tra l'altro, sti bambini scomparsi, così tanti bambini scomparsi, perché? Le domande sono tante, sicuramente ci sarà una spiegazione alla fine di tutto, però questo gioco è fatto troppo bene, ragazzi, perché appunto è misterioso, ti lascia perplesso sempre di più. Quanto più vai avanti, sei sempre più incuriosito e allo stesso tempo angosciato, perché non sai a cosa stai andando incontro e non sai il perché comunque di questo mondo. Cioè, che cosa significano ste maschere, perché sti bambini scompaiono. Cioè, è affascinante, ragazzi, è veramente affascinante, specialmente come l'hanno fatto, perché sembra un giochino tanto caruccio, tant'è, ma nasconde un oscuro segreto, sicuramente. Ovviamente, ragazzi, aspetta i vostri pareri qua sotto in commento. Fatemi sapere voi che idea vi siete fatti fino ad ora, ragazzi, di quello che abbiamo visto. Questo video termina qui, grazie a tutti, un bacione e un bacio a tutti, ragazzi, da Giocherina. Ciao!